Ciao a tutti, ce l'ho fatta superare questa settimana praticamente infernale a livello lavorativo, quindi sono qua con una nuova books review. Il libro che vi porto oggi è Il profumo del pane alla lavanda di Sarah Edison Allen, uscito nel 2007 per Sonzogno. La storia parla di Claire e Sydney, due sorelle estremamente diverse, unite dal cognome Waverly, che le porta ad essere additate per tutta la vita come due donne, ragazze, bambine, molto strane, poiché la famiglia Waverly è famosa per l'affinità con le piante e la profonda conoscenza che ha per le piante e per le loro proprietà che portano le persone a cambiare oppure ad enfatizzare alcuni lati della propria personalità. Questo dono che hanno queste due donne le porta comunque ad essere più unite che mai, nonostante i caratteri molto diversi e le scelte di vita molto diverse, e le porta a vivere un periodo della loro vita che le cambierà per sempre. Ed è il periodo che viene appunto descritto in questo libro, nonostante i numerosi flashback nell'infanzia delle due. Ci porta a conoscere anche i loro conoscenti, i loro amici che si fanno forti del potere, tra virgolette, delle Waverly. È una storia molto bella, molto fantasiosa. La fantasia di questa autrice ti porta ad entrare, viaggiare, vivere un mondo popolato indiscutibilmente dai vegetali, vegetali che assumono un'importanza differente rispetto a quella che diamo normalmente nella vita di tutti i giorni, perché aiutati anche da un glossario che c'è alla fine di questo libro che chiamano Ricettario delle Waverly, scopriamo che alcune piante hanno a quanto pare delle proprietà magiche, magiche nel vero senso della parola, e nel giardino delle Waverly succedono cose estremamente strane. Questa fantasia di far assumere ai vegetali appunto queste proprietà ti porta veramente a immaginare di tutto e di più, anche a farti credere che queste piante effettivamente possano avere queste proprietà anche nella realtà. Non credo che andrò a scoprire questa cosa perché io e la cucina ultimamente non andiamo molto d'accordo, ma chi lo sa, in un futuro magari potrei ispirarmi a questo libro. Ancora una volta nelle mie letture ritroviamo due donne diversissime, diversissime perché appunto abbiamo Claire che è estremamente insicura, introversa, molto timida e incapace di dare una smossa alla sua vita in un certo senso, perché è molto 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 attaccata alle proprie radici, alla tradizione, della propria famiglia, al suo potere tramandato dalla nonna a cui era estremamente affezionata, mentre Sydney è una donna al contrario estroversissima, con un carattere forte che però la porta spesso a fare le scelte sbagliate nella propria vita, scelte sbagliate di cui poi purtroppo in alcuni casi paga le conseguenze. Queste due donne, ancora una volta, nella loro diversità e unite dal loro cognome, ci portano a fare riflessioni sulla vita, delle donne in generale, perché vediamo situazioni in cui le donne si ritrovano tutti i giorni o comunque anche casi particolari nel quale una donna si può trovare nella vita a dover fronteggiare. Troviamo il valore della famiglia attraverso l'unione di queste due sorelle, l'attaccamento che esse hanno nei confronti della famiglia, non solo per il potere magico nascosto dietro al loro cognome, ma in generale proprio a livello affettivo. Poi fanno fare delle riflessioni sulle scelte che facciamo nella vita. C'è questa entità letteralmente magica che è figurata nel melo del giardino Waverly, che sembra che abbia una propria personalità mossa dalla magia delle Waverly. Lui ha il potere di creare frutti e donarli alle persone che ne hanno bisogno, e dando un morso a queste mele si può venire a conoscenza dell'evento più importante della propria vita. Ogni Waverly comunque ha il suo potere, chiaramente c'è questo melo che sovrasta il potere di tutte le Waverly, però per esempio Claire ha ereditato il potere della nonna di far fruttare le proprietà magiche delle piante del proprio giardino. Sydney invece trova la peculiarità negli odori, percepisce gli odori di alcune piante e da lì riesce a percepire gli eventi che stanno per accadere, però riesce a tramutare questo potere nella magia dell'essere parrucchiera, e attraverso il taglio dei capelli riesce a trasformare le persone in quello che esse desiderano, o comunque in quello che hanno bisogno di essere. Poi abbiamo Evanelle, che è una cugina di famiglia, l'unica superstite oltre a loro della famiglia Waverly, che ha il dono,
che a me ha fatto sorridere perché mi piacerebbe un sacco avere a che fare con una persona del genere, il dono inconsapevole di donare alle persone un oggetto che però le porterà a fare le scelte giuste. Nel momento in cui la persona riceve l'oggetto non sa cosa servirà, però le scelte che la ricondurranno poi a quell'oggetto saranno le scelte giuste. E questo è il dono di Vanelle, mi è piaciuto tantissimo tra tutti i doni che vengono nominati in questo libro e Vanelle ha spaccato. Conosciamo l'amore, l'amore che chiaramente in ogni storia dove ci sono protagoniste le donne la fa quasi da padrone, insomma. L'amore che è vissuto da queste due donne in maniera differente. Differente che però le porta a scambiarsi perché a un certo punto Claire fa la scelta giusta nell'inseguire l'amore, cosa che invece ha sempre fatto Sydney e quando Sydney si ritrova invece a fronteggiarsi con l'amore sceglie di ignorarlo in un certo senso per poi ovviamente lasciarsi andare ed essere se stessa. E forse il succo di questo libro è proprio questo, l'essere se stessi, non vergognarsi dell'essere se stessi, nonostante la stranezza che può portare a identificare una persona. Bisogna andare fieri delle proprie stranezze perché sono quelle che ci rendono unici e credo che sia la vera e propria morale di questo libro bellissimo che consiglio un sacco. È una lettura davvero leggerissima, ti fa entrare in un mondo fatato e mi è piaciuta veramente tanto. Credo che rientrerà alla fine dell'anno nella top 5 dei libri preferiti perché è stata una lettura veramente piacevole nonostante il periodo non mi ha portato a dedicare alla lettura abbastanza tempo. Ma comunque è un libro che nei ritagli di tempo che ho avuto mi ha fatto davvero staccare e svagare, quindi lo consiglio a tutte le persone che ne hanno bisogno. Nell'info box, come sempre, troverete tutte le info utili per ritrovare l'autrice, la casa editrice e la colonna sonora di questo video. Oltre a questi, i link per ritrovarmi sui vari social, contattarmi, commentarmi e sostenermi, la mia lista di desideri di Amazon, e vi ricordo che giovedì sarà il mio compleanno. Ci vediamo alla prossima recensione o comunque al prossimo video. Ciao!